Buonasera, benvenuti alla lezione sull'line segment e sul scratch for second life che abbiamo visto mercoledì scorso. Quindi innanzitutto vi faccio vedere dove andare a prendere il famoso script che consente di fare quelle costruzioni che abbiamo visto. Quindi ci dalla welcome area dove eravamo, ci spostiamo, vedete lì c'è la sandbox e poi qui c'è la zona negozietti. E qua nei negozietti trovate anche il mio negozietto dove c'è scritto appunto Salazar YouTube Script Shop. Qui trovate un po' tutti o comunque parecchi dei miei video e soprattutto trovate anche alcuni esempi di questi script. Vedete qui c'è il line segment, ecco, questo è un cubo, se io lo clicco mi viene offerto una notecard e dentro c'è un line segment. Questo line segment lo clicco e mi viene copiato nel mio inventario. Copia, perfetto. Ora, quello che succede è che questo line segment dunque questo cos'è? È una primitiva, ok? Allora, supponiamo di usare questo cubo come esempio per fare le mie prove. Quindi faccio vedere un po' Scratch for Second Life che dipinge, che fa delle. Chiamiamo questo oggetto Scratch for Second Life. E la cosa importante è che nel contenuto di questo oggetto, dove vedete adesso c'è uno script che fa delle cosine per il momento inutili, ci mettiamo dentro il line segment che abbiamo appena preso. Quindi questo line segment che abbiamo preso facendo cliccando sull'oggetto, quindi lo facciamo vedere di nuovo. Quindi io clicco qua, mi viene data una notecard che è questa, e poi facendo clic qua mi dice copia e vedete mi viene generato un line segment sotto object. A questo punto io ne ho diversi, vado nel contenuto e qui prendiamo il line segment e lo mettiamo dentro. Ok. Il line segment, se lo rezzaste, vedete che è un pallino bianco che è caratterizzato dal fatto di essere oggetto, quindi temporaneo e fantasma. Questo vuol dire che dopo un po' di tempo se ne va. Ok? Quindi adesso è il momento. Questo serve per evitare di avere troppe cose al fuoco. Andiamo su Google, cerchiamo Scratch for Second Life. Scratch for Second Life Meet, eccolo qua, e ci scarichiamo la versione per Windows o per Mac, se volete, e quindi scarichiamo questa versione, si chiama S4SL, vedete che l'ho già scaricato un sacco di volte, e l'ho caricato dentro una cartella S4SL, quindi la andiamo a prendere, S4SL. Ecco, sotto desktop l'abbiamo spacchettato e si chiama Scratch for Second Life.exe. Allora, a questo punto, cliccando qua dentro, mi compare il mio programma che permette di fare degli script. E qui posso fare un po' di cosette, no? Cioè, posso fare quegli scriptini che abbiamo visto prima. Ma andiamo con ordine. Facciamo uno scriptino che quando lo tocco fa generare quel insieme di linee. Adesso non me lo ricordo perfettamente come funziona, quindi provo nella libreria che c'è lui, quindi facciamo open. Nella libreria c'è il famoso pet bug. Ecco che questo ha un po' di script già fatti. E quello che può essere interessante è questo pezzo di codice qua, dove praticamente vedete che questo disegna delle scale. Però noi lo rifacciamo in maniera un pochino più semplice, no? Questo script. Quindi cosa facciamo? Cancelliamo tutto il resto. Quindi prendiamo soltanto, ok,
quindi qui non c'è niente, è rimasto soltanto questo pezzettino. E proviamo a fare, invece che questo comando qua che non ci interessa, diciamo quando clicco il nostro signore. Quindi proviamo a vedere se su control, ecco, vedete, when I'm touched. Allora, quando sono toccato, la cosa che voglio fare è di impostare la penna, ok? E gli mettiamo che quando sono toccato imposta il colore a un certo colore 0, imposta la dimensione della penna 3, mette giù la penna, e la penna serve quella che poi ho bisogno del line segment, e poi posso fare esempio di muovere, ok, muoviamoci, adesso qui cancelliamo questo. E quindi l'unica cosa che è toccata è questo. Quando sono toccato, imposto il colore della penna 0, dimensione della penna 3, butto giù la penna e poi mi muovo, vado di, adesso qui c'è scritto un size, ma noi invece di size facciamo così, facciamo una cosa molto più semplice. Ok, togliamo tutto, quindi facciamo semplicemente questo. Quando vengo cliccato deve avanzare di 1 metro disegnando qualcosa. Quindi facciamo copy l'indent script e andiamo nel nostro oggetto che abbiamo costruito. E nello script, qui se non c'è lo script lo facciamo nuovo script in modo tale da avere un nuovo script. E dentro questo script cancelliamo quello che c'è e facciamo incolla CTRL V e abbiamo la versione del mio script che praticamente quando lo clicco avanza dove? Nella direzione X, quindi sul rosso. Quindi io mi dovrei aspettare che vada in lungo la freccia rossa. Clicchiamo. Vedete che si è spostato e ha lasciato questo segmento dietro. Quindi in pratica torniamo al mio Scratch. Ho detto quando si abbassa, gli ho detto di abbassare la penna e di muoversi di 1 metro. Ora, se vogliamo fare un quadrato, ad esempio, quello che possiamo fare è di girare di 90 gradi. Quindi giriamo i 90 gradi. E poi possiamo anche fare qui, possiamo fare copia, ok, tasto destro copia, quindi possiamo farlo per 4 volte, quindi tasto destro copia, ok. Quindi quando lo clicco questo qui cosa fa? Disegna, va avanti di 1 metro, si gira ai 90 gradi e va avanti di un altro 1 metro, quindi in questo modo mi aspetterei che faccia un quadratino, no? Faccio copy l'indent script, il cubo me lo metto un attimo più sopra, nello script CTRL A, cancello, CTRL V, qui c'è proprio lo script che fa questa nuova cosa, salva, X. Ora se io clicco, succede che vedete che lui fa esattamente, dipinge un quadratino, cioè dipinge quello che gli ho detto qua, cioè di fare questo mestiere, quindi di mettere la penna giù, di muoversi di 1 metro, di girare di 90 gradi e così via. E qui comincia a esserci, diciamo, anche la possibilità di ottimizzare, nel senso che possiamo scrivere, invece di ripetere, visto che questa è la stessa cosa ripetuta 4 volte, potremmo provare a ripetere noi la cosa, quindi prendiamo repeat questo e poi prendiamo semplicemente questo, quindi ripetiamo per 4 volte di muoversi appunto di 1 metro e di girarsi di 90 gradi. Tutta questa roba qua non serve più. Quindi questo è lo stesso programma di prima in cui c'è scritto di ripetere questa cosa. Se vogliamo farlo un po' più grosso, gli mettiamo 5. Gira i 90 gradi e qui abbiamo uno script. Tra l'altro, vedete che nel frattempo l'altro segmentino di prima è andato via perché questi segmenti sono temporanei. Questo
così evitiamo di avere delle sporcizie. Quindi vanno via dopo 2-3 minuti. Quindi prendiamo di nuovo il nostro cubo, lo alziamo un po' così non si sovrappone a prima. Nello script, vediamo un po' se siamo riusciti a copiare il coso. Ecco, vedete che è diventato più grosso perché gli ho detto di fare, di muoversi di 5 metri. Ora, a lezione abbiamo fatto, oltre a questa, al quadratino, avevo chiesto anche di poter fare tipo un triangolo. Per fare il triangolo abbiamo cambiato leggermente lo script. Quindi abbiamo messo, invece di ripetere per 4 volte, gli abbiamo detto di ripetere per 3 volte, di muoversi 5 metri e poi di girarsi di 120 gradi. Ho fatto il copy in Linden script, magari invece che 5 facciamo un po' più piccolo, 3, copy, e poi riproviamo. Quindi prendiamo questo signore, alziamo un pochino, gli ricopiamo lo script, salva, ok, lo clicchiamo e vedete che adesso lui gira, ogni volta gira praticamente di 120 gradi, che sarebbe l'angolo esterno, e quindi fa un triangolo. Se vogliamo invece fargli fare un esagono, dobbiamo fare per 6 volte il giro. Quindi andiamo anche qua, stessa cosa, ripetiamo per 6 volte, ci muoviamo di 3 metri, d'accordo, anche uno, facciamolo più piccoletto, e facciamo di 60 gradi. Questo dovrebbe in teoria fare un esagono. Copiamo l'Inden script, come sopra, ci alziamo un po', nuovo script, CTRL-A, CANCH, CTRL-V, salva. E poi, quindi vediamo un po' cosa esce. Come vedete abbiamo fatto il nostro esagonino, quindi possiamo fare un po' di cosette. Il colore possiamo cambiarlo, possiamo anche cambiarlo in maniera tale che ogni volta il colore aumenti, no? Giusto per renderlo un pochino più caruccio. E per farlo che il colore aumenta, dobbiamo fondamentalmente avere una variabile. Vediamo un po', ecco la variabile. Ecco, abbiamo una beh, qui c'è size, possiamo fare make variable, lo chiamiamo colore. Ok? Quindi abbiamo la possibilità di cambiare il colore by 1, no? Quindi possiamo, vedete qui c'è set pen color to, e quindi abbiamo la possibilità di cambiare il colore qua, quindi in realtà possiamo andare su la penna e possiamo, ah beh, qui abbiamo la change pen color, ma è ancora più semplice, quindi senza variabile. Facciamo ogni volta che scrive si muove di 1 metro e change color qua. Ok, quindi già così è facile, quindi all'inizio comincia col colore 0, che visto è rosso, e ogni volta che fa il giro dell'esagono cambia colore by 10. Facciamo anche qua la stessa cosa. Qui magari lo alziamo così si vede meglio. New script, CTRL-A, CTRL-V, salva. E proviamo a vedere cosa esce. Quindi così vedete che, ecco qua, ogni volta che disegna viene fuori un coloretto diverso, caruccio. E quindi questa è la base per il tutto. Ah, una cosa, dunque, come avete visto, quindi dentro il mio cubetto c'ho il mio script famoso che ho preso da Scratch. Tra l'altro, gli script di Scratch possono anche essere comunicati agli altri facendo il copia e incolla di questo. Quindi faccio così, CTRL-C, posso andare in Scratch, e anche se qui in Scratch vado su Nuovo, quindi è vuoto, e faccio CTRL-V, a importa script, no, no, questo è l'importa script,
aspettate, questo qui, edit, copia, poi andiamo qua. No, dovrebbe funzionare col Ctrl V. Ah no, paste script, scusate, paste script, e vedete che lo script che era qua e viene ricopiato, e quindi questo è un modo per trasmettere questo XML, per trasmettere i vari pezzi di codice. Il line segment che vedete qua, se non lo trovate da voi, potete comunque costruirvelo. Io su paste bin, qui vedete che ho fatto un line segment script con qua questo indirizzo, che eventualmente, se ce la faccio, metto sul video. Arrivate qua, potete cliccare qua, copia. E potete costruirvi un line segment anche da zero, semplicemente usando il paste bin. Quindi andando semplicemente qua, potete fare costruire qua per terra, se ci riusciamo. No, non me lo lascia fare. Ah, costruisci. Per terra costruite un cubetto, vi faccio vedere da zero. L'oggetto lo fate piccoletto, 0.1, 0.1, 0.1, ok. Nelle texture gli mettete vuoto e poi nel contenuto dello script gli fate un new script e questo dentro qua gli mettete Ctrl V, questo script che abbiamo copiato da paste bin. L'oggetto lo chiamate line segment, minuscolo così, con questi maiuscoli minuscoli. Eventualmente gli mettete ancora temporaneo e fantasma. E poi a questo punto avete ottenuto. Ah, ecco, poi magari ricordatevi di mettere le proprietà full permission sia dello script che anche del generale dell'oggetto. Poi, quando facendo prendi, vi trovate un oggetto line segment costruito da zero. Questo può servirvi se lo volete costruire su Craft o su altre grid, non avete bisogno, insomma, di prendere l'oggetto da questa notecard. Dovete solo ricordarvi l'indirizzo dove l'ho pubblicato qua. Ok? Paste bin. Allora, per stasera è tutto, ci vediamo poi mercoledì prossimo. Buonasera e buon scratch a tutti. Aspetta, facciamogli fare ancora il cosino. Ok. Ah, qui, no, forse l'ultimissima cosa, possiamo fare barra 1 clear, se non vado errato, ecco. Vabbè, adesso questi vanno via da soli, ma barra 1 clear permette di cancellare i segmenti che ci sono eventualmente in giro, che potrebbero, se ci sono tanti, produrre un po' di lag. Oppure venite qua, vediamo un po' se questo è in vendita. Ecco, se volete un esagono già funzionante, potete prendere questo, che è messo in vendita a 0 linden dollari. E quindi fate il tasto destro, paga 0 linden dollari, e dovrebbe arrivarvi l'oggettino quando script che lo script, mettiamolo full permission e il line segment che è full permission. Ma comunque avete visto che se anche non riusciste a farlo, prenderlo così, lo potete fare voi altri. Per questo è tutto, di nuovo salve, alla prossima volta.